Più che fare la danza della pioggia, ci si immerge nelle acque salate dell'Adriatico. Il caldo di questi giorni ha causato in Abruzzo anche diversi malori in spiaggia. Ieri grande lavoro per l'ambulanza del mare a Pescara. Da domani prevista una breve pausa. Un caldo decisamente anomalo per le nostre latitudini che sta interessando da tanti giorni la penisola. Ieri Pescara da Bolino Rosso e in alcuni centri della nostra regione si sono sfiorati i 40 gradi, così spiagge gremite o chi cerca di trovare refrigerio si fa per dire in montagna. Temperature anomale che secondo il nostro tecnico meteorologo Giovanni De Palma potrebbero subire un abbassamento seppur lieve tra domani e dopodomani anche con l'arrivo di temporali. Il presidente balneari Confcommercio Riccardo Padovano riferisce che l'ambulanza del mare voluta dall'associazione ieri è riuscita a far fronte a diversi malori di persone che erano in spiaggia. Ha fatto diversi interventi, tanti ne ha fatti, soltanto che noi vedevamo correre l'ambulanza a destra, a nord e a sud, e quindi questo lavoro ci onora di aver messo in disposizione un ulteriore mezzo, un'autolettiga, per contribuire al fabbisogno delle emergenze. Devo dire che la cosa importante è che questa mattina mi sentivo corresponsabile, i nostri interventi sul posto hanno evitato di mandare i pazienti al pronto soccorso. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti all'inizio. Accanto all'ambulanza, fondamentale il supporto dei bagnini, tante le storie di salvataggio. È stato successo venerdì mattina presso lo stabilimento balneare Dario Padovani. C'è stato un bagnino che si è accorto che il papà e il figlio si erano allontanati vicino agli scogli, si era accorto che annaspava, è intervenuto lui, ha chiesto aiuto al suo collega limitrofo di Bagni Pallino e sono intervenuti sul posto, hanno portato in salvo il papà e il figlio di 3 anni. I consigli contro il caldo sono semplici e preziosi: bere molto, non uscire nelle ore più calde, indossare vestiti di lino comunque leggeri e anche e soprattutto al mare prudenza. Consigli utili, vi prego ascoltateci, andate al mare, rinfrescatevi, ma frequentate le zone d'ombra dello stabilimento balneare dell'Ombrellone, evitate di fare le lucertole sotto sul lettino, perché poi il sole fa male nel senso prenderlo in modo disordinato. Cerchiamo di dare il nostro contributo, però diamoci una mano a vicenda, evitiamo di avere dei cali di pressione legati al troppo caldo. D'altronde purtroppo ci sono state anche delle vittime. Purtroppo sì, ma ci sta e ogni anno ci sta sempre una questione. La questione è che noi abbiamo messo dei consigli utili per i bagnanti, le 10 regole che sono affisse su tutti i lidi. Nel mese di agosto vorremmo potenziare l'ambulanza del mare, cioè inserire la seconda unità operativa. Ci stiamo lavorando, certo per noi è uno sforzo economico, ma non ci pentiamo.